Mi hai insegnato tutti i trucchi che conosci? Non tutti, quasi tutti. Devi ricordarti che tu sei un grande combattente, ma io sono un grande pugile. Ah. Sei pronto? Certo, come no. Lo sai, Rocky? È un peccato che dobbiamo invecchiare, non credi? Dai, dai, vieni sotto, Apollo. Suona la campana, dai. Va bene. Di, di. Forza, stallone. Forza, forza. Però ti muovi bene per essere un nonnetto, eh? Ah, sei in ottima forma. Ti ho allenato proprio bene. Io credo che mi hai allenato troppo bene. Che fai, scappi? No, no, vieni qui, io non scappo, ti aspetto. Su, forza. Ho paura di farti male. Non ti preoccupare, tu comincia, coraggio. Il pugilato, dall'inglese boxino, è uno sport regolato da norme ben precise. Si svolge dentro un ring tra due atleti che si colpiscono solo con pugni, coperti da guantoni, con l'obiettivo principale di indebolire e mettere KO, cioè atterrare l'avversario. Nel 688 a.C. i greci introdussero il pugilato come disciplina olimpica. La sua popolarità ormai era altissima. I primi guantoni utilizzati dai greci per proteggere le mani si chiamavano i mantes. Erano strisce di cuoio lunghe circa 4 metri. Venivano arrotolati intorno ai polsi e alle nocche, per proteggere dita e i danni che si poteva causare al volto dell'avversario. Il ring era delimitato o da spettatori o da linee circolari tracciate per terra. Il combattimento era senza guantoni e si proseguiva senza round. Un pugile poteva continuare a ferire anche se l'avversario era ancora a terra. Questa modalità, unita alle differenti corporature dei due atleti, portava spesso a esiti drammatici, decessi, gravi lesioni. Anche se nella maggior parte dei casi la vittoria si otteneva con la resa dell'avversario. I primi tratti di pugilato moderno, di come più o meno lo conosciamo adesso, li troviamo solo all'inizio del 1700 in Inghilterra. L'inglese James Figg può essere considerato il padre della box, ma nel 1825, grazie al marchese di Queensberry, vennero introdotte le leggi del pugilato moderno. Ogni ripresa durava 3 minuti, però il numero delle riprese era stabilito dai due pugili. Gli incontri si divisero in categorie di peso, massimi, medi e leggeri, e il conteggio di 10 secondi da quando un pugile KO. Verso la fine del 1800 la box si diffuse anche negli Stati Uniti. Negli USA il pugilato divenne uno degli sport più praticati, perché per le classi più povere era un modo per uscire da una situazione socio-economica difficile. Oh. Ma questa è una frattura di qualche settimana fa. Lo so. Già. E quando pensavi di dirmelo? Me la caverò. Col cavolo? No. Non va, ma che diavolo, non me lo dici? Sono pieno di debiti, Joe. Sono pieno di debiti. Io non riesco a trovare un lavoro. Non abbiamo soldi. Ah.
Va bene, va bene. Al diavolo il regolamento, ci metto la benda doppia. Grazie. Nel 1933 ci fu un nuovo campione mondiale, Primo Carnera, pugile italiano chiamato il gigante buono, per i suoi 129 kg e 2,5 m di altezza. Ma il titolo lo mantenne per un solo anno. Vinse in tutto 45 incontri, anche se molti affermavano che la maggior parte di quegli incontri erano truccati, cosa che non fu mai accertata. Perse il titolo contro Max Baer nel 1934, in uno storico combattimento durato 11 round. Il 25 febbraio 1964 il giovane Cassius Clay sconfisse Sonny Liston. Cassius Clay, o Muhammad Ali, portò la popolarità del pugilato ad un livello mai raggiunto prima. È ricordato soprattutto per la sua grande rapidità, per i modi con cui si rivolgeva agli avversari e per i suoi impegni politici a favore della gente di colore. Sono giovane, sono splendido, sono cattivo, sono bello e sono imbattibile. Sono il più grande campione del mondo che sia mai esistito. Non ho nemmeno un livido in faccia mentre Sonny Liston è scoppiato. Ho appena compiuto 22 anni, sono io il più grande. Io parlo con Dio ogni giorno e se Dio è con me, nessuno può mettersi contro di me. Tutta la mia box, tutto il mio gran correre, la pubblicità, è stato solo l'inizio. E adesso che comincia la mia vita. Combattere l'ingiustizia, combattere il razzismo, combattere il crimine, combattere l'oscenità, combattere la povertà, sfruttare il volto che tutto il mondo conosce per andare in giro e rappresentare la verità e aiutare determinate cause. Il pugilato è solo lo spogliatoio. I problemi del mondo sono il ring. Il pugilato mi è servito solo per farmi conoscere dal mondo. E poi non si dice che la vita inizia a 40 anni. Negli anni 80 e 90 l'eliminatore indiscusso fu Mike Tyson, che affermò la superiorità degli uomini di colore. Egli fu campione dei pesi massimi per tre associazioni diverse. Fu il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, a soli 20 anni. Il suo regno di campione durò 3 anni. Molti dei suoi incontri, infatti, finivano al primo round. Nel 1985 chiuse con 15 incontri, 15 vittorie e 15 per KO, di cui 11 al primo round. Arriviamo quindi ai giorni nostri. Il pugilato ha incominciato a perdere l'interesse visto ormai come sport troppo violento, aggressivo, perfino deturpante. Che sia perché la nostra società è diventata più ricca ed edonistica? Perché non vi sono più quelle condizioni sociali disperate che spesso forgiavano i caratteri dei pugili? Questo sport riuscirà a riprendere la popolarità che gli spetta?